bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, sì, oramai ci siamo. Penso che siamo ancora nel downtime dei server. Ho registrato questo video ieri sera e in questo momento dovrebbero essere ancora giù i server in attesa del Fortnitemers, ragazzi, l'evento più importante di Fortnite, quello su cui Epic Games ha dato davvero tutto, l'evento che riguarderà Halloween. In questo video, ragazzi, voglio comunque farvi vedere 5 curiosità, 5 segreti che sono relativi a quello che succederà in questo evento di Halloween, a quello che troveremo. Vedremo l'arrivo di una vecchia nostra conoscenza, vedremo come si comporterà quel rift gigante che c'è in cielo, vedremo come faranno il Fortnitemers. Vi ricordo però una cosa, ragazzi, sarò insieme alla Pamina ovviamente a Lucca Comics sabato e domenica. Mi raccomando, ragazzi, se volete venire ad incontrarci non perdete l'occasione, noi vi aspettiamo per tutte le fotografie e tutti gli autografi come abbiamo fatto al Games Week. Streameremo anche da Lucca Comics. E ancora un attimo vi voglio ricordare un bel pollicione in su, ragazzi, se vi sta piacendo e se vi piacciono i miei video, supportate il canale iscrivendovi e attivando ovviamente la campanella. Ma la domanda, ragazzi, la domanda di oggi, quella che voglio sapere qua nei commenti, è molto semplice. Qual è lo stadio che vi piace di più della skin Calamity? Ditemi un po', ragazzi, ce ne sono 5 da scegliere, qual è il vostro preferito? Quindi, ragazzi, non ci fermiamo e cominciamo subito parlando di una cosa che è stata scoperta, meglio era la luce del sole, che ha twittato un membro del team di Epic Games, appunto proprio su Twitter. Guardate un po', ragazzi, sbadabam, che figata. Eric Williamson, che dovrebbe essere uno del team dei grafici, una roba del genere, twitta una cosa importantissima, ragazzi. Voi leggete Tomp, wow. In realtà si legge così, flow. Wow. Questo, ragazzi, con la zucca finale. Questo, ragazzi, è esattamente il suono che fa il lancia zucche. Quindi, ragazzi, posso confermarvi finalmente che troveremo nell'evento del Fortnitemers il fantastico lancia zucche di Halloween, ragazzi. Una delle mie armi preferite in assoluto, divertentissima da utilizzare e da giocare, devastante proprio perché fa un bordello e che crea veramente un'atmosfera incredibile nel gioco, ragazzi. Quindi sono veramente molto molto contento di avere di nuovo tra le mani, per un periodo purtroppo limitato, il lanciazucche. Si dice, ragazzi, che l'evento di Halloween, ovviamente lo sappiamo tutti, hanno sbagliato l'altro ieri a pubblicare sul Play Store l'update del Fortnitemers. Quindi, ragazzi, è sbagliato, secondo me non è sbagliato. Comunque, hanno praticamente, ragazzi, fatto vedere che il giorno in cui iniziava è appunto oggi e sembra che termini, alcuni dicono la seconda settimana di novembre. Quindi un evento veramente molto molto lungo, ricco di tantissime cose, ragazzi, da vivere a pieno per godersi al 100% una delle cose più apprezzate dal team di Epic Games. Parlo ovviamente di Halloween. Ma voglio, ragazzi, farvi vedere un'altra grande figata. Questa invece è una clip video, ragazzi, che è stata recuperata dal mio gruppo di leakers che mi hanno mandato appunto sul gruppo mio privato di Telegram. Ragazzi, guardate, dovete sapere che dalla patch 6.2, quindi quella che è in corso in questo momento, sembrerebbe che... ma il microfono è dritto un momento, sì. Sembra...
Sembrerebbe che Epic Games testerà la possibilità di aprire da un'altezza elevata quante volte si vuole il deltaplano. Quindi ragazzi, è un aggiornamento incredibile. Si potrà, appunto, come nella 50 versus 50 o nella modalità domina la discoteca, aprire un numero illimitato di volte il paracadute per solamente se si è ad un'altezza abbastanza alta. Ragazzi, guardate invece questa clip, guardate un po'. Vedete che storia? Notate qualcosa di strano? Ve la faccio rivedere. Vedete, questo fa appunto vedere che c'è il Jack Gordon che apre il paracadute. Avete notato? No, eh? Ragazzi, guardate il tomato. Guardate Tempio Tomato, ragazzi. Vediamo, vediamo se si vede meglio nella seconda clip. È modificato. Sotto al tomato, ragazzi, c'è un Durburger. Ma perché? Ma perché modifiche per quello che riguarda Tempio Tomato, ragazzi? Arriva un paninozzo, un bel Durburger sotto al tomato, ragazzi. Andremo a vedere se ci sarà ancora qualcosa che ancora non abbiamo visto e che ci manca per quanto riguarda una delle location più interessanti e più intriganti della mappa di Fortnite, che è appunto il Tempio Tomato, del quale in realtà non abbiamo ancora visto tantissimo. Ma proseguiamo, ragazzi, proseguiamo con un'altra immagine interessantissima, ragazzi, ed eccola qua. Questa, ragazzi, è stata recuperata, sono dei codici recuperati, delle string recuperate dai file di gioco, che vanno a parlare del nuovo portale, ragazzi, del Rift, quello Giant che si è creato appunto sopra la casa. E con queste stringhe, ragazzi, noi vediamo che il portale ha diversi stadi. Come vedete, escludendo le prime due righe, Portal Audio e Portal Audio Gen Variable, che sono, penso, il suono che emette proprio il portale, ci sono 6 stadi, stage 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi vuol dire che il portale avrà diverse dimensioni, diversi checkpoint da passare prima di, chi lo sa, prima di fare qualcosa che ancora noi, ragazzi, non sappiamo. C'è da dire veramente che si sta ingrandendo già di brutto da quando è stato creato, e quindi ma siamo pronti a vedere qualcos'altro che arriverà nella mappa? Dai, non mi dire che arriva un altro cubo, non credo che arriverà un altro cubo, ma ragazzi, staremo ovviamente a vedere. Avanti ancora e parliamo, ragazzi, del teaser numero 3, che è stato pubblicato l'altro ieri. Come vedete, ne abbiamo già abbondantemente parlato, ragazzi, c'è la possibilità di un ritorno del revolver, quindi un'arma che già esisteva su Fortnite, ma voglio, ragazzi, invitarvi a guardare molto attentamente questa immagine, perché alcuni utenti del web dicono che c'è un easter egg interessantissima, e anche secondo me c'è. Guardate un po', ragazzi, guardate un po', vedete lì che cosa vi ho segnato? Ragazzi, quella sembra l'ombra della falce. Dai, raga, non mi dite che non vi sembra l'ombra della falce. Potrebbe essere solo una sfumatura, è vero, e non avrebbe neanche senso che sia messa lì, però ci assomiglia proprio tanto, raga, ci assomiglia veramente tantissimo, e potrebbe essere la conferma che nel nostro Fortnitemare tornerà finalmente uno dei picconi più ambiti e più desiderati da tutti gli utenti del gioco. Parlo ovviamente del Reaper, della falce che era associata allo Skull Trooper, ma che dovrebbe in questa volta essere associata alla Gold Trooper, che ovviamente tutti ci aspettiamo, anche appunto avendo visto il primo teaser ufficiale, che era quello riguardante un cowboy con delle sembianze da Gold. Beh, ragazzi, che dire, questo Fortnitemare sarà veramente una grande, grande figata. Non vedo l'ora di giocarlo insieme a voi in live, di scoprirlo insieme a voi tra pochissimo, non appena rientrerò, quindi intorno alle
13:30. Lo vedremo insieme, lo vedrò anch'io per la prima volta. Per adesso vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando ragazzoni, un bel pollicione in su se non l'avete ancora lasciato, iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo in live. Ciao!